casa, sicuramente il morale non è dei migliori, ma come arriva questa Juve Stabia alla partita con Martina Franco? No, arriviamo in questa partita qua, sapevo di non aver fatto bene come a livello di risultati in queste due partite qua, cercare di fare risultati. Sicuramente una delle cause di questo momento no sono i tanti infortunati, c'è qualche novità dall'infermeria, qualche rientro magari? No, come era prima, dai adesso abbiamo un Nicastro che può essere disponibile. Non al 100%, però può essere disponibile. Invece per quanto riguarda il Cigliano e Fasuli sono usciti un po' marconci dalla migliore col Piemonte. Come stanno? No, dalla migliore, mi sa che al di là. Mi fa piacere che mi fatto questa domanda perché domenica scorsa mi hanno accusato tantissimo, io accetto le critiche, va benissimo, dai, non è un problema, perché è sempre l'allenatore quello che per il massimo, cambio da Cigliano. Allora dico, mi hanno accusato di questo, addirittura hanno rischiato solo per questo cambio, come che la partita l'abbiamo persa per 30 anni là. Però penso che chi veniva anche questa settimana a vedere come si è allenato a Cigliano questa settimana e come si è allenato la settimana scorsa, forse poteva dire qualcosa non in merito, esatto, non mettere benzina sul fuoco, perché se non ci sono risultati è giusto che l'allenatore sia il massimo responsabile di questa situazione qua, come io mi assumo sempre le mie responsabilità. Però che venga a dire delle puttanate non mi sta bene. Al di là che in quella squadra, in quello spogliatoio, se io oggi dico a un ragazzo oppure c'è qualcuno che non può, cioè domani scenderebbe con una gamba, cercando di dare il contributo alla Juve Stabia e cercare di essere forte alla rosa, non perché accediamo a fine partita, magari è stata fatta la domanda, ha detto che giustamente magari stava bene, ci sta che un ragazzo dicevo in quel modo là, non deve dire il contrario, però se ci sono delle situazioni bisogna valutarle bene. Allora come fate voi, come fate che venite a vedere gli allenamenti e giornalmente vedete la squadra in che modo si allena, in che modo va, allora non buttate benzina sul fuoco in questo momento qua. Ripeto, non è una scusante, no? Però io sono così chiaro e sono sempre a disposizione, però quando cercano di mettere benzina sul fuoco hanno sbagliato il personaggio. Lei torna a Martina dopo l'esperienza della scorsa stagione, Martina comunque anche egli è molto in sofferenza, l'ultimo posto sono due soli punti, che partita sarà? Martina comunque è un campo difficile, la Juve Stabia l'anno scorso anche contro la sua squadra, ha sofferto tantissimo. Ma sì, un campo difficile come su tutti i campi in questo campionato qua. Ripeto, se tu non vai a giocare, non basta adesso giocare bene o giocare magari avere una concentrazione al 90% per rischi di perderla, no? La partita. Perciò dobbiamo andare, ripeto, siamo in un momento di risultati negativi, siamo consapevoli che veniamo da due risultati brutti in casa, perché fare una sconfitta o un pareggio in casa lascia l'amore in bocca, è normale che ci sono, come ho detto prima, la delusione in primis noi e poi anche e soprattutto quello dei nostri sostenitori, però dobbiamo essere sulla testa della situazione, sappiamo, la realtà è questa, la sappiamo, però dobbiamo essere forti a cercare di invertire la rotta. Un'ultima domanda, la squadra ha dimostrato di seguirla, anche con la Casertana è stata un'ottima prestazione, comunque al di là del risultato c'è stata una prestazione, la Casertana ha praticamente tirato in porta due sole volte, quindi c'è da sottolineare questo aspetto. Ai tifosi che magari remano contro dicendo che la squadra comunque non la segue più, vuole mandare un messaggio? Ma io tifosi non mi permetto di dire nulla, io tifosi accetto tutto perché so che amo la propria squadra, ma tutti i tifosi in generale amano la propria squadra e in un momento di delusione, di risultato negativo è normale che un tifoso rammaricato dice qualsiasi cosa, perciò al tifoso io dico soltanto di sperare, io spero e ci credo, come ci crede la squadra, come ci credono tutti quelli che ci stanno intorno, perché qui c'è veramente una nota positiva dove oltre la squadra, oltre noi, abbiamo una società, delle persone accanto che ci danno tanta quella fiducia e quel carisma giusto per poter affrontare le gare in questo momento qua. A proposito, io spero speriamo e spero in primis di invertire la volta.